Ci sono stati gruppi di giovani, all'incirca 20 ragazzi, studenti, di chiara espressione politica legata all'Alleanza Nazionale, fascista, con slogan, canti che hanno quell'origine e dunque hanno tentato, diciamo così, di occupare la sede. Sicuramente l'iniziativa che hanno assunto è legata alla grande manifestazione di oggi che la scuola realizza nella città di Roma, dunque essenzialmente è stata una provocazione. Le categorie presenti chiaramente hanno respinto questa provocazione, dunque col massimo della tranquillità e della serenità essenzialmente sono stati invitati questi giovani abbandonare, diciamo, e a rinunciare a questa forte provocazione. Ma quali erano le loro intenzioni? Puntavano ad entrare nella sede? Hanno tentato di entrare nella sede, chiaramente tentativo respinto. L'aspetto che abbiamo ragionato è che questi episodi purtroppo hanno un bruttissimo ricordo agli inizi degli anni 20, quando si è venuta a determinare appunto l'era fascista nel nostro paese. Le sedi della CGIL sono state i primi luoghi a essere attaccati e a essere investiti, diciamo, dalla violenza fascista di quegli anni. E dunque è un episodio che secondo noi non va trascurato, non va assolutamente tralasciato dentro il periodo che si apre da qui ai prossimi mesi di forte mobilitazione della CGIL e dei lavoratori rispetto alle scelte che il governo ha assunto e continuerà a predisporre, non vanno assolutamente nell'interesse del paese Italia, in particolar modo nei confronti dei lavoratori e dei pensionati. Ciao, bella.